Topolina è una gatta che ormai da 12 anni vive in questo angolo di via Mino da Poppi, una gatta randagia alla quale però non è mai mancato nulla. A prendersi cura di lei ormai da anni Cristina, che ogni giorno le porta acqua, cibo e ovviamente una buona dose di coccole. È nata qui, vive qui, io sono 10 anni che la accudisco, tutte le sere vengo a portargli croccantini e acqua fresca. Alcuni giorni fa però le ciotole della gatta, che si trovano nei pressi di una casa abbandonata, sono state buttate via e sono stati affissi i cartelli di proprietà privata. Ovviamente sono rimasta malissimo perché è un gesto bruttissimo, spostale da un'altra parte ma non me le buttare via. La cosa ancora più sconcertante è questa, il cartello proprietà privata. Ora ripeto, io sono tanti anni che vengo qui, sono 10 anni, non è mai successo niente. Io mi posso anche scusare con la proprietaria per questa cosa, ma non credo che una ciotola di acqua o di croccantini dia problemi, anche perché non è una casa abitata, non c'è mai nessuno. Per cui non credo che dia noia. Della vicenda si è già interessata l'assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali, Giovanna Carlettini. E ieri mattina sono stata contattata dall'OIPA. Sono venute a fare il sopralluogo ieri pomeriggio e mi hanno detto che le ciotole lì possono stare perché comunque non sono un degrado urbano. Impensabile per la gatta di quartiere uno spostamento. Non puoi spostare un gatto che sono 12 anni che vive così in libertà. Non la puoi mettere in un recinto con altri gatti perché lei non socializza con nessuno. Poco anche con le persone, perché io ci ho messo un anno a accarezzarla. Ora ho piena fiducia di lei, cioè lei ha piena fiducia su di me. Però non la puoi spostare perché io penso che starà male.